Nell'udienza stamane di Papa Francesco al primo ministro della Repubblica Socialista del Vietnam, Nguyen Thanh Dung, è stato espresso compiacimento da ambo le parti per l'incontro che segna un'importante tappa nel processo di rafforzamento delle relazioni tra Santa Sede e Vietnam. E questa infatti, riferisce la sala stampa vaticana, la seconda visita che il primo ministro Dung compie in Vaticano dopo quella del 2007. Nel corso dei colloqui è stato messo in rilievo l'impegno della Chiesa a contribuire allo sviluppo del paese, vista la sua presenza in alcuni settori a beneficio dell'intera società. Espresso poi vivo apprezzamento per il sostegno dato dalle autorità locali alla comunità cattolica nel quadro degli sviluppi sanciti dalla Costituzione del 2013 in materia di politica religiosa, come anche per l'assistenza fornita al rappresentante pontificio non residente della Santa Sede in Vietnam nello svolgimento della sua missione. Nei colloqui spazio anche all'attualità regionale e internazionale, con particolare riferimento alle iniziative volte a promuovere la pace e la stabilità nel continente asiatico.